che cosa è successo? Sentiamo. Che sta succedendo? Assolutamente sì, ci tenevo a chiedere scusa a tutte le persone che sono venute in un giorno infrasettimanale così numerose. Abbiamo fatto una prestazione bruttissima sotto tutti i punti di vista, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista soprattutto dello spirito caratteriale, per cui ci tengo personalmente a chiedere scusa a tutte le persone. Sarà ovviamente compito nostro guardarsi un attimino negli occhi e mettere da parte questa bruttissima prestazione. È mancata l'anima a questa squadra, a parte l'organizzazione del gioco, ma addirittura una casettana che viene a Cassino e fa un tiro in porta, fa fare una parata al portiere del Cassino al 40esimo con Favetta. No, assolutamente sì, poi se vogliamo anche analizzare la partita, abbiamo avuto anche la fortuna di andare in vantaggio su un autogol, per cui c'erano tutte le condizioni insomma per portare avanti, no? O gestirla in maniera diversa. Poi abbiamo paradossalmente subito due gol nel giro, non so, di 2-3 minuti a campo aperto, che ci hanno praticamente condizionato totalmente la partita, ma siamo una squadra esperta, capito? Non dobbiamo assolutamente commettere questi tipi di errori, ma guarda, oggi non voglio neanche analizzare la partita da un punto di vista tecnico, no? Mi è dispiaciuto, e di questo la responsabilità ovviamente è la mia, mi è dispiaciuto l'approccio che la squadra ha avuto all'interno di questa partita e il modo di come ha affrontato i 90 minuti, perché penso che noi tutti, in primis la società, ma soprattutto i tifosi, si meritano qualcosa di diverso, ma al di là del risultato, soprattutto come spirito, come approccio, come cattiveria agonisti e come capacità anche di raggiungere un risultato. L'approccio magari all'inizio sembrava buono, perché la Casertana nei primi minuti ha chiuso il Cassino nella propria metà campo, poi dopo l'1-0 si è disunito. Sì, ci siamo disuniti veramente i primi 10 minuti del secondo tempo, però onestamente, al di là dell'approccio, mi aspetto molto di più da questa squadra. Ripeto, la responsabilità in primis è la mia, perché sono il direttore, l'ho costruita io la squadra, per cui non mi tolgo assolutamente da nessuna responsabilità, però noi tutti, io in primis, mi aspetto molto di più, ma da un punto di vista dell'approccio, dal punto di vista della cattiveria agonistica e soprattutto dell'identità di squadra. Direttore, lei ha detto paradossalmente, ho usato questo termine, lo uso anch'io, paradossalmente siamo ancora all'inizio di questo campionato e quindi c'è tempo per recuperare, però penso che ci sia bisogno di guardarsi negli occhi degli spogliatoi e capire che cosa sta succedendo. Guarda, l'unico aspetto positivo è che se guardo la classifica, una classifica talmente corta, che per cui è un campionato talmente livellato, però non voglio neanche né guardare la classifica né andare ad analizzare gli episodi che ci sono stati all'interno di questa partita. Noi siamo sicuramente in difetto, nel senso che dobbiamo fare di più e lo dobbiamo fare in tanti aspetti, capito? Sta a noi ovviamente, che siamo le persone preposte, di riuscire a tirare fuori il meglio da me in primis, perché ripeto, sono il direttore, sono il responsabile, e poi da tutti quanti noi. Direttore, quello che colpisce è che la Casertana non ha ancora un'identità di gioco, un'idea di gioco appunto che possa essere ben definibile, nonostante ci siano diversi mesi di lavoro alle spalle. Secondo lei che cosa ha comportato questo problema? No, è evidente che quando costruisci da zero comunque c'è sempre un periodo insomma di rodaggio. In questo momento io ti dico la verità, mi aspettavo che magari anche per il modo, per come era venuto il pareggio con la Paganese in casa, avevamo anche una spinta un po' morale, no? Poi oggi in un giorno infrasettimanale era venuta tanta gente, ripeto, abbiamo avuto anche la fortuna di andare in vantaggio, no? Per cui sembravano che c'erano tutte le condizioni per mettere un mattoncino. Purtroppo abbiamo toppato clamorosamente in ogni aspetto, per cui ripeto, mi dispiace, chiedo di nuovo scusa a tutti quanti e sta a noi, ripeto, tirare fuori questa rabbia positiva, perché abbiamo la fortuna che tra 4 giorni abbiamo di nuovo una partita in casa e dobbiamo assolutamente prendere la marcia, non riprendere, prendere la marcia, perché ripeto, questa squadra è costruita con giocatori importanti, giocatori comunque che hanno fatto nel corso degli anni sempre campionati importanti, per cui sappiamo dove dobbiamo arrivare e sappiamo sicuramente che dobbiamo fare tutti quanti di più, io in primis, ripeto. Direttore, forse con Paganese e prima ancora con il Nola ci sono stati due campanelli d'allarme che forse si sono un po' sottovalutati, no? Perché lo 0-2 con la Paganese e il recupero con il Nola in affanno, ma comunque ci siamo riusciti, forse hanno voluto significare qualcosa e noi non abbiamo dato più di tanta importanza. No, noi al nostro interno abbiamo la
lucidità, insomma, di analizzare le partite al di là di quello che è il risultato finale. Col Nola avevamo fatto una partita, diciamo, le prime partite sono anche abbastanza indefinibili perché magari si incontrano squadre che hanno anche condizioni atletiche diverse a seconda del lavoro che hanno fatto. È evidente che rispetto alla partita di Coppa Italia, in cui al di là dell'avversario abbiamo avuto una gestione totale della partita, nelle quattro partite di campionato siamo andati un pochettino in rincorsa, no? In ognuna delle quattro partite, per cui dobbiamo fare di più, dobbiamo trovare identità, dobbiamo mettere, ma al di là di quello che sono i moduli e le scelte dell'allenatore, perché anche oggi ha dovuto fare delle scelte, avevamo parecchie assenze, però io penso che questa rosa nella complessità è assolutamente adeguata per gli obiettivi che vuole raggiungere la società. Io penso che al di là di quelli che sono i moduli e i numeri dobbiamo avere senza dubbio uno spirito, un atteggiamento diverso, perché ce lo impone il blasone, la piazza, la società e tutti quelli che rappresentiamo. Di questo siamo in difetto, lo sappiamo. Ripeto, l'unico aspetto positivo della giornata di oggi è che se vedo la classifica rimane corta, ma io non voglio neanche guardare la classifica perché ci dobbiamo guardare noi stessi e la corsa la dobbiamo fare su noi stessi, trovando uno spirito, un atteggiamento sicuramente diverso. Oh, direttore, lei ha parlato molto della squadra, dal mister si aspettava qualcosa di più, di diverso? No, il mister no, nel senso che è una persona equilibrata, una persona che sa il fatto suo, lo dimostra quelli che sono, insomma, il percorso. Mi aspetto di più da tutti, ripeto, non dal sottoscritto in primis, perché non mi nascondo di fronte alle difficoltà, io sono il direttore, quindi ho costruito io tutto quanto l'aspetto tecnico e è evidente che in questo momento abbiamo la certezza di aver fatto, secondo me, cose importanti in termini di mercato e di scelte, delle scelte, però anche la certezza che qua bisogna fare tutti di più, perché quello che abbiamo fatto fino adesso non è sicuramente sufficiente. Io te lo volevo dire una cosa, ce lo dicevano anche di voi, ma questi giocatori sono coscienti che sono stati ingaggiati per vincere? Io le dico la verità, mi auguro che a volte quando uno tocca il fondo ha la capacità magari di fare un bagno di umiltà, di guardarsi un attimo allo specchio e di ritrovare la strada maestra. E se dobbiamo guardare in faccia bisogna capire quali sono le difficoltà che stiamo attraversando e bisogna rimettersi in carreggiata. I giocatori sono tutti professionisti, per cui sta a noi e a loro trovare il modo, insomma, di rimettersi nella rete. L'allenatore non è venuto? No, ho deciso io perché sono il responsabile dell'area tecnica e quindi volevo mettere la faccia in un momento, diciamo, no, delicato, perché poi sono passate solo quattro partite, però in un momento non bello, nel senso che è una prestazione non all'altezza, indecorosa, per cui faccio fatica anche a trovare un aggettivo adeguato per definire una partita di questo genere. Grazie.